Buonasera, buonasera. Siamo tornati con Storie dagli stronzi e è tornato anche Congli, che l'altra volta non c'era e il pubblico ti aveva richiesto. Ah sì, ok, vabbè, però la prossima volta richiediamo anche Benedetta, ragazzi. La prossima volta cerchiamo di essere tutti, via. Sì, dai, la prossima volta saremo i team al completo. Team al completo, il team originale. Oh sì, vogliamo anche voi al completo, ragazzi. Chiamate Storie i dagli vostri amici. stronzi, OG. Facciamo, partiamo subito. No, per me O sicuramente hai qualche aneddoto sì. stronzo per raccontarci Allora, di questo periodo? in questo periodo di aneddoti stronzi, in realtà mi sono capitate parecchie cose in questo periodo che non sono stato qui con voi, e vi racconto una cosa stronza che però non è proprio stronza, Questo lo giudichiamo noi. secondo me. Ok, Lo giudico vabbè, io facciamo come stavolta, dai, come sempre. sempre. Andiamo già ai Ok. banner. Siamo pronti, ok. Allora vi racconto di questa storia che è successa tra l'altro ieri. Quindi è Ero fresca. fresca come l'uovo di Nutella e praticamente ieri ero in corso Italia, mi Ok. sembra, lì alla Feltrinelli. E praticamente arrivano delle belle Apriamo la aperitivo. musica, grazie. Ora Yeah. cerchiamo di toglierla. La passiamo. Così dovrebbe andare meglio, vero? Ci sente? Si sente poco, Sì, in è teoria. normale perché volevamo mettere anche un pochino di sottofondo perché parlare così ci sembra non troppo bellino. Ok, allora, ero a Corso Italia, ok, e ero appena uscito dalla Feltrinelli, mi ferma un ragazzo che palesemente Ma quello vuole. delle droghe? Brava, Ha cercato di brava, fermarmi anche a me, oggi brava. sono fuggita. No, tra l'altro io ho fatto lo stronzo, io non sono fuggito. Quando mi ha fatto, hey, do you speak English? Vabbè, io ho detto sì. Poi mi fa, puoi firmare questo per le droghe e tutto. Era lì che aveva cominciato anche a fare la presentazione, tra un po' diceva anche quello che ha mangiato, cioè proprio quella mattina. E poi mi fa, puoi firmare questa cosa per le droghe? Io lo guardo e gli faccio. No, mi dispiace, non posso firmare. Poi lui è tutto allibito, mi fa: No, ma come no? Ma tu sei, cioè, tu stai con le droghe, tu stai con le droghe, you are with drugs. E poi lì, mister, io che stavo scappando letteralmente, mi insegue. Poi io gli faccio: Senti, smettila, glielo dico in inglese, io sono libero di fare quello che voglio, siamo in Italia e faccio quel cazzo che voglio. Lui mi insegue ancora. Quando ero arrivato in piazza Vittorio Emanuele, ok, ho visto che vabbè si era allontanato perché magari si era reso conto che ero un coglione. E poi fatto sta, io ho detto: Ah, non mi insegue più. Allora ho detto: Vabbè, facciamo un'altra giratina alla Feltrinelli, ritorno sulla strada di L'hai dietro, l'ho ribeccato? ribeccato. No. E quella persona, quando mi ha visto, ha fatto così. E poi stava, come si chiama, saltella sui piedi Che mi perché sa era era. sotto effetto di droghe. Secondo me era sia effetto di droga, sia un po' incazzato con No, questa io quando persona. ero piccina, avrò avuto 13 anni, neanche, mi fermarono queste le droghe, proprio le prime uscite, quindi non avevo idea di niente, mi feci fermare, ci parlai, firmai e poi dovevi anche donare. Solo Certo. che io non avevo una lira, ho donato 20 centesimi. Avevo appena fatto merenda, quindi quei 5 euro che avevo finiti. E con questo, questi aneddoti sulle droghe, partiamo. Partiamo. Allora, subito con la mia storia, come sempre, un po' lunghe le mie. Noi leggiamo dal telefono perché non ce la facciamo. Allora, sono io lo stronzo per aver cancellato gli abbonamenti di mia moglie? Non so che sta combinando mia moglie con gli abbonamenti per la TV, ma ne ha fatti 15, che costano un sacco di soldi al mese, e ha fatto questi abbonamenti senza dirmi nulla. L'ho scoperto oggi controllando l'estratto conto. Le ho chiesto perché avessi bisogno di tutti questi abbonamenti e mi ha risposto che è bello avere tanti programmi tra cui scegliere. Mi sono arrabbiato tanto perché lei ha fatto tutti questi abbonamenti alle mie spalle, quindi ho cancellato tutti gli abbonamenti e le ho detto che può guardare le cose gratuite ed imparare a chiedere il permesso la prossima volta di spendere i miei soldi. Ho fatto una scenata e mi ha chiamato coglione. Sono io lo stronzo? Beh, allora, sinceramente parlando, secondo me lo stronzo
non è, perché comunque quei soldi sono suoi, cioè nel senso, se le avesse se avesse fatto una cosa del genere con i soldi di sua moglie, cioè se sua moglie avesse fatto questi abbonamenti utilizzando i suoi soldi, la sua carta, secondo me cancellare in quel modo, ok, allora sì, sarebbe stato stronzo, ma utilizzare i soldi tuoi per fare dei, diciamo, dei abbonamenti che mensilmente ti costano davvero tanto, allora a quel punto no, perché te considera solo Netflix ti costa sui 10 euro al mese. Se ti va bene. Se ti va bene, e poi fai fanne anche altre, e secondo me no, non è proprio stronzo. Allora Elisa dice sì, infatti se avesse fatto con i suoi nessun problema. Jonathan, rivoluzionario, consumismo no, consumismo compulsivo. Sì. Beh, secondo me magari uno o due io lo potevo anche lasciare, tipo, lui non guarda nulla. Cioè, secondo me potrebbe anche, nel senso, come fai te, no? Cioè, nel senso, secondo me questo ragazzo, questo uomo, questo signore, ha fatto questa cosa non perché non gli piacciono queste cose degli abbonamenti, ma perché erano veramente troppe, e comunque troppi soldi sprecati, secondo me anche. Come diceva Jonathan, consumismo compulsivo. Ha ragione, perché comunque, scusa, che te ne fai di tutti quei programmi? A parte che te dici, ok, voglio guardare una cosa come si chiama? Una cosa legale, ok, dunque senza andare sulla pirateria, ti posso capire, ma almeno dillo, cavolo, dillo a tuo marito, ehi, ciao, senti. Che altro 15 sono un po' eccessivi, quello sì, dai, diciamo la verità, 15 sono eccessivi. Se ha bisogno di 15 abbonamenti a 15 piattaforme per avere più scelta, allora semplicemente i servizi a cui è abbonata hanno poca scelta. Probabilmente, ma in teoria dovremmo essere sempre in America, e quindi probabilmente si tratta di abbonamenti per la TV via cavo, queste cose qui. Ah, ci sta. E insomma, devi un po' scegliere tra piattaforme o via cavo, perché a meno che tu non guadagni non so mai quanti mila dollari al mese tra via cavo e poi tutti i Netflix vari. Certo. E poi laggiù in America è anche tanto famoso Hulu, All Hulu, una cosa del genere si chiama. Che ci fanno, io lo conosco per un motivo, lo conosco perché ci fanno Keeping Up with the Kardashian, che ora si chiama The Kardashian. E che sarebbe? Racconta. Il programma televisivo, il reality TV sulle Kardashian. E cosa sono ste Kardashian? Come no. Sì, ora sono stronzo io perché non conosco le Kardashian. No, che sono le Kardashian? No. Okay, ritorniamo al discorso serio, ipotizzando che solo Netflix contenta. Leggo. Sì. 50k di programmi è fisicamente impossibile guardarli tutti, con 15 abbonamenti andresti a aumentare il numero di programmi a disposizione che comunque non vedrai mai, esagerato secondo me. Sì. Io non lo so voi ragazzi, ma su Netflix non ci trovo niente. Allora, io Netflix, ti dico la verità, l'unica serie per cui ho fatto abbonamento Netflix, che avrei voluto fare, che però alla fine non l'ho fatto, era Sex Education 2, perché avevo visto la Sex Education 1 su Netflix. E a me aveva cringiato particolarmente. No, ma come? Era per no, Dio. No, non mi è piaciuta minimamente, no. No, poi per il resto Netflix anche, secondo me, non è proprio tra le migliori. È diventato un po' troppo da teenager. Sì. Ora, vabbè, non lo siamo, si può dire che non lo siamo più, dai. Più o meno, sì, ormai siamo sui 20 Perché comunque se te pensi agli anime, perché io, a me piacciono di più guardare gli anime, okay, che le serie TV. Guardare gli anime su Netflix è ma un ci sono tra le altre cose, eh? Sì, okay. Ci sono, per siamo, sì, vecchi. Siamo vecchi, siamo vecchi, è vero, è vero, ormai l'età si sente tramite Netflix. E niente, dicevo, guardare gli anime da Netflix è abbastanza brutto, perché su Netflix è vero che non ci sono le pubblicità, però le anime o gli anime vengono aggiornati molto lentamente. Ci sono, è vero, cioè quelle serie TV e gli anime proprio riprodotte da Netflix stessa, che sono anche belline, però sono sempre molto lente, ti lascia quel suspense che è fatto anche secondo me apposta. E io ci ritrovo sempre quella narrativa un po' che ti deve lasciare sulle spine, ma che poi finisce sempre uguale, con l'happy ending sempre tutta uguale. C'è sta anche soprattutto quello, le cose prodotte da Netflix sono tutte così.
cioè alla fine tipo ho riguardato You, che quella sì, mi era piaciuta come serie, è uscita la prima parte, ma a metà prima puntata avevo già capito bene o male cosa succedeva, cioè troppo banale, scontata. No, ma questo secondo me non solo per Netflix, ma un po' per ormai tutta... un po' per tutto, sì, perché comunque diciamo le grandi case produttrici hanno capito qual è, diciamo, quella storia che piace al pubblico, quella tipologia di storia, e dunque non troviamo più, diciamo, quella vasta gamma di storie. Quindi allora non è stronza la moglie perché vuole 15 abbonamenti. Vabbè, ma scusa, 15 abbonamenti per guardarti sempre le happy ending, cioè... Magari in questi 15 abbonamenti ci trova un film a sera, una serie a settimana, diciamo... Che non è un po' così scontata, magari, che lo sa. Ma... No, secondo me comunque è stronzina. 10 per 15, 150 al mese. Se va bene. Se ti va bene 10 euro al mese, perché anche Netflix ora è aumentato, vero? Ah, non lo so. Io è da un anno non lo uso. Perché io uso quello di mio fidanzato. Ah, ok, e tu non paghi. Qui siamo in scrocco. Cioè, tu saresti il personaggio di questa storia all'inverso, sì. Praticamente sì, perché anche lui non ci guarda niente, abbiamo questo abbonamento per il nulla, che paga lui però. Comunque quindi diciamo che non è stronza, che non è stronzo il marito. No, il marito non è lo stronzo. Il marito non è lo stronzo. No, dai, non sei lo stronzo. Non sei lo stronzo. Ora passiamo alla storia di Congly. Congly, grazie. Scusami, tutte le volte lo sbaglio, me lo devi dire. Ok. Storia mia dovrebbe essere questo, okay, giusto, sì. Controlla anche se lì è giusto. No, non è quello. Ah sì, è vero. Sì, questo. Ok. Sì, è questa, proprio questa. Allora, ma la leggo, la racconto, come volete. Leggi, okay. Se lo vuole pure raccontare. Vabbè, e questa è una storia, non è che l'ho trovata su Reddit, ma è successo a me. Doppio aneddoto oggi. Doppio aneddoto, sì. Tra l'altro volevo raccontare già la scorsa volta, solo che... per vari problemi. Allora, alla stazione ferroviaria capita spesso di vedere quelle panchine con due posti a sedere. Mi ero seduto a una di queste panchine e dopo non molto arriva una coppia di signori anziani. Si vede che erano marito e moglie. Accanto alla panchina che stavo c'era un'altra panchina a due posti occupata sempre da un altro signore. La coppia si avvicina a dove stavo io e il marito fa per dirmi qualcosa mentre la moglie gli fa segno di lasciar stare. Capisco che forse volevano che mi spostassi di lì perché loro due si sedessero insieme. Dopo aver pensato che chi prima arriva meglio alloggia, ho pensato di non alzarmi e far finta di niente. La signora siede accanto a me mentre il marito va a prendere posto sull'altra panchina. Allora, sono io lo stronzo? Un pochetto sì. No, ma secondo me no. Un pochetto sì, dai. Ma perché sono anziani, solo per quello. Non te l'hanno neanche chiesto. No, ma c'era posto un'altra parte, potevi alzare. Sì, vabbè, scusa, io ero arrivato lì e poi mi sono messo a sedere, figurati. Cioè, io mi alzo e mi sposto. Jonathan Rivoluzionario dice: il principio chi prima arriva meglio alloggia non si adatta bene quando si tratta di cedere il posto ad una persona anziana. Si tratta di educazione e ragionare in questi termini è da egoisti. Vabbè, sono quello di egoismo. Ma il posto a sedere c'era. Dall'altra parte c'era una panchina con un altro posto a sedere. Non è che non c'era un posto a sedere, perché se io sono su un autobus e arriva una signora o dei signori anziani, io gli cedo sempre il posto. Ma lì il posto c'era e era solo una questione di sedersi accanto a un qualcuno o meno, e non mi sembrava poi comunque tanto lontano quell'altra panchina. Ma il problema con soprattutto le coppie anziane, secondo me, è il fatto che magari uno è più debole dell'altro e magari ha bisogno di qualcuno che l'aiuta a tirarsi su, magari si fanno appoggio tra di loro, capito? Io le vedo anche, come si chiama, non grintosi, ma che ce la facevano, perché hanno fatto tutte le scale da soli, cioè vabbè, comunque. Quindi erano finti anziani. No, non è che finti anziani, l'età c'era, magari anche l'energia, ma non, cioè comunque in quel momento ho pensato, sì, ora mi tocca rialzarmi, prendere le valigie e spostarmi dall'altra parte. No, sì, ma sto qua e vabbè. Dunque via, allora, facciamo decidere io al pubblico, visto che abbiamo ben 7 persone, cosa pensate? Sì. Stronzo o no? Congly. Ah, ok. L'ha detto giusto, sì. Vero? Meraviglioso. Sì, lo sei, Jonathan Rivoluzione, okay, dice sì, lo sei. Stronzo.
e quindi ti tocca. Sei lo stronzo. Sei lo stronzo. Quindi ora. Allora, questa è carina. Sono io la stronza per avere una richiesta al mio baby shower. Baby shower, la festa, quella lì del gender reveal. Tipicamente americana. No, che i genitori non hanno idea di che sesso sia il figlio, appunto, e lo scoprono tramite questa festa, di solito tipo magari rompendo le palloncini esce una fumata blu o una fumata rosa e capisci il sesso, oppure tagliando la torta a seconda del colore che è dentro capisci il sesso. E come fanno a saperlo, scusa? Perché tipo penso che il dottore, cioè il ginecologo te lo chiede se vuoi, o l'ostetrica, non ho idea, non ho figli. Sì, sì, no, il dottore ti chiede, se vuoi sapere il sesso o meno, magari dici no, lo vorrei in una busta, te lo danno in una busta e te lo dai per dire al pasticcere o a un familiare. Ah, ok, ci sta. Ok, okay, ci sta. È una trisciata americana che però sta prendendo anche piede in Italia tantissimo, su Case Pacchiane, la pagina Instagram, vedo delle cose. No, è carina come idea, no? Sì, però cioè, in Italia non la puoi fare, è troppo trash. Soprattutto al sud diventa trash. Ok, allora vediamo. Continuiamo con la storia. Sì. Allora, a 31 anni la ragazza che scrive: io sono incinta del mio secondo figlio, il baby shower sarà ad aprile e quindi scorsa settimana ho mandato gli inviti. Sono molto puntigliosa per quanto riguarda i trend, non mi piace il trend moderno in tutto bianco e beige, non mi aspetto che i miei amici e familiari non vicinissimi mi regalino dei vestiti per il bambino di mio gusto, per questo negli inviti ho richiesto che gli invitati mi regalino solo pannolini. Ho tante cose nel mio primo bambino, perciò non ho bisogno di regali di questo tipo. Al primo baby shower ho ricevuto tanti regali che non mi sono piaciuti e alla fine li ho donati. Non voglio che le persone invitate sprechino i loro soldi in cose che non mi piacciono e non voglio neanche fingere che un regalo mi sia piaciuto. Alcune cugine mi hanno messaggiato che questa richiesta è un po' assurda e ingrata. Mi hanno detto che vogliono noviziare anche loro i bambini. Sono ancora arrabbiate con me, ma non ne capisco il motivo. Sono io la stronza? Ma secondo me la stronza... le cugine, cioè, dici? No, dico questa signora, o questa, ormai sì, la signora. Come si chiama? Secondo me stronza non è. Cioè, nel senso, forse è un pochino stronzina. Perché comunque lei sa già che magari se te fai dei regali che lei ce li ha già a casa e non li utilizzerebbe, allora a quel punto quei soldi sono veramente sprecati, come ha detto lei, no? Allora, a quel punto, però, non è neanche tanto bello fare, diciamo, le richieste dei regali, perché intanto rovineresti, diciamo, la sorpresa delle persone. E poi, tra l'altro, è come se una persona si dovesse sentire obbligato a farti un regalo di tuo gusto, ok? Perché comunque i regali in realtà sono quei pensieri, ecco, sono proprio dei pensieri da parte di persone che conosci. Sì, infatti la cosa del regalo è vista in una maniera un po' troppo materialista, sì, secondo me, qui. Sì. Perché appunto è intanto per il tuo bambino, non è proprio per te. Infatti. Va bene che comunque genitore, tutti i soliti discorsi c'ha sempre a che fare finché è maggiorenne, bla bla bla. Però, sì. Sei rimasta un po'... No, però pensa, Maria Paola, se per esempio... Se tu avessi un bambino, no? E io, per esempio, al tuo baby shower, se tu farai baby shower... se farò un bambino. Se farò un bambino, speriamo di sì. Se al tuo baby shower ti regalassi, tipo, dei vestiti che il tuo primogenito ce li ha tutti già. Ok, dunque tu sei zeppa di vestiti, io ti ne regalo altri vestiti. Tu. Ma secondo me è proprio sbagliato il concetto di come vuole fare lei il baby shower. Lei vuole fare il baby shower con tantissime persone per fare le belle foto, secondo me, per far vedere che sono tanti. E poi è normale che le persone che proprio non ti conoscono bene non sanno già cosa hai e cosa ti piace. Certo. Quindi magari lo fai solo con la tua famiglia, al massimo gli amici più intimi, ma più amici veri, no? Gli amici che hai conosciuto 3 giorni prima o quelle che hai conosciuto al corso preparto. Che non hanno idea di te. Sì, sì, sì. E di sicuro ti viene una cosa più carina, più intima, e di sicuro i regali sono quelli che ti piacciono, quantomeno. Sì, ma... Cioè, infatti deve essere una cosa più intima, anche secondo me. Non è che puoi invitare anche, non so, l'amico universitario che hai visto una volta. Se non hai mai visto le foto di queste cose, sono allucinanti, tipo dei matrimoni. Tipo, immaginati, tipo, le comunioni a Napoli. Sì. Quindi quelle dimensioni sono più grandi. Ok, capito. Ora ho capito perché ha detto piglia male a Napoli, al sud, nel settentrione. Beh, ti ha descritto il mio baby shower.
Ah, dunque Elisa ha fatto baby shower. Oddio. Lo vorrebbe fare, sì, sì, ha scritto okay. Prima, io lo voglio fare, perché sei incinta. Oh, momenti suspense, momenti qua, di suspense, Elisa, aggiornaci. Sì. Baby shower no, su Twitch, peccato. Ok, peccato. Peccato, peccato. No, perché sai, se no, tranquilla. No, secondo me della richiesta... Allora... Cioè, ci sta, perché comunque pannolini costano un sacco di soldi. Ah sì? Sì. Pensavo no, non pensavo no, costassero costano poco. Costano un sacco di soldi, tanti. E quindi, diciamo, secondo me è una paraculata. Allora, da secondo me... così. Secondo me è meglio fare i... come dire, regalare, tipo... No, cioè, non è proprio regalare. Fare gli auguri, ok, a questo nuovo bambino, con dei... pacchetti di soldi, cioè nel senso ti infili i soldi nel bustine che non sai e non sa la persona che riceve quanti soldi sono effettivamente e glieli dai come pensierino per il nuovo bambino. Potrebbe essere 100 euro come 500, come 50 o 20. Ti inviterò al mio baby shower. Allora, chiedono cos'è un baby shower, le feste del gender reveal molto trash dove di solito tagliano torte, per dire, tipo i genitori tagliano la torta a seconda del colore dentro, rosa o blu, capiscono il sesso del figlio, scoppiare palloncini, ho visto anche fare uscire il gas dalle moto, ma che se ne ho viste di tutti i colori. Davvero? Cioè, i baby shower con le motociclette che hanno il fumo blu, sì, o rosa? Sì, no? Non so bene che aggeggi ci hanno messo dentro, però cioè, ho visto. Figo, figo. Cioè, vabbè, in poche parole, Jonathan, da quello che mi ha detto la nostra conduttrice qua in sala, dallo studio, dalla regia, è praticamente quando in America ci sono questi genitori che non vogliono sapere il sesso del proprio bambino o bambina. Ma lo vogliono scoprire così tramite sì, festa. Sì, vogliono mantenere questa cosa in suspense, allora il medico lo mette in una bustina. E appunto comprano tutte queste cose bianche e beige, perché diciamo sono neutri. Ah, sono neutri, vero, c'ha ragione. Di solito lo fanno verso la fine, sì, in Italia si fa 3 mesi perché le cose devono essere fatte al volo, però ho visto in America tante persone con la panciona magari 7-8 mesi, certo. Lì già ha più senso, ma no, fallo infatti, a 3 mesi molto... che poi ti compri tutte le cosine belline, rosa o azzurrine. No, ma anche perché scusa, a 3 mesi, cioè non tra un po' non ti si vede neanche la pancia, tu vorresti dire, ah scusa io c'ho il baby shower, il mio bambino vorrebbe un orologio della Rolex. sì, allora a quel punto quel pacchetto, quella bustina con scritto dentro il sesso di questo bambino viene consegnato al pasticcere o a un amico a un tuo amico e lui o lei ti farà la sorpresa con questa torta, se no con le moto con quello che è, via, con la cosa trash che hai scelto. Ah, ne ho visto uno bellissimo però, devo dire la racconta. Verità, dove praticamente penso io ho detto un po' così. Praticamente erano il fratello e la sorella dei genitori, sì, che si erano travestiti da bambini, sai quelli giganti con l'aria dentro, proprio quel costume gigante. Oddio, hanno fatto sì, il wrestling, sì, sì, sì. E quello che vinceva era il sesso. No, bellino. Quello è stato bellino, avvincente, tipo un video su TikTok dove ho dovuto guardare 4 parti per scoprire il sesso di questo bambino, poi maschio alla fine. Cioè, questa cosa di guardare 4 ore per scoprire il sesso su TikTok è tristissimo, però l'idea è geniale. Perché i film su TikTok a parte non l'hai mai visti? Allora, mettono tipo spezzoni di film che sono tipo una 20-30 di parti. Allora, sì, io cioè purtroppo io li guardo quelli. L'ho guardato anch'io, ne avevo visto uno ambientato negli anni 50 di questa moglie frustrata che scopre che il marito la tradiva e ci fa amicizia con l'amante, bellissimo. Ma bellissimo, bellissimo. Cioè, te guardi delle cose allucinanti. Cioè, Maria sì, Paola. Mi dispiace. Mary. Vorrei vedere il tuo algoritmo di TikTok, però. Questa è bella. Vabbè, troveresti cose che non ti immagini. Secondo te, ora una questione a parte, secondo te cosa potresti trovare cioè aprendo TikTok di un ragazzo? Cosa ti immagini te? Hanno fatto anche dei studi su questo. Io mi baso sulle mie esperienze. Ok, vediamo che cosa ci guarda il tuo ragazzo. No, il mio ragazzo non ha TikTok, non so, guarda gli shorts su YouTube e su Instagram. Oddio, no, bruttissimo, cioè, mia sorella. Bruttissimo, non se lo vuole fare, sì. non riesco a convincerlo. Allora niente, non puoi basarti. Però mi posso basare tipo, che ne so, sul mio fratello, sui miei vari amici. E di solito sono ragazze in costume che ballano e saltano così.
E al massimo cose o di motori o di videogame, a seconda di qual è, diciamo, le cose. Allora, sì, in effetti sì, ok. In effetti queste sono tra le categorie, quelle più gettonate, però io ti dico, anche per esperienza personale e per esperienza di utenti di TikTok cinesi, dunque Toby, ok, la categoria che sovrasta tutte le categorie di TikTok guardate dai ragazzi cinesi, sono quelli della DIY. Quelli del fai da te? Sì, sono quelli fai da te, del tipo, anche a me vengono molte e mi piace anche molto vedere molto, tipo, di queste persone, di questi ragazzi che costruiscono tipo le loro capannine indiani, fuori. Sì, tipo, gli indiani che costruiscono, sì, le piscine con un cucchiaio, vero? Bravo, che scavano i fossati e poi ti dici, ma che stanno facendo? E poi ti viene quella suspense. Anche i video di... Ah, di comici, io leggevo comici, non capivo. Tipo, cioè, lì come si chiama? Quello fiorentino. Sì, anche quelle robe lì, sì, è vero. Sì, ma perché TikTok è per farti qualche risata in molto, cioè un tempo un molto tempo breve, sì. Sì, per rilassarti proprio quel momento e poi ritornare allo studio. Che tra l'altro però non torni mai allo studio, perché, mai, perché tra un accorgi. Video all'altro, cioè, te passa spassi mezz'ora. Tanto tempo, davvero. Mezz'ora quando va bene. Via. Quindi abbiamo detto che quell'altra non era stronza, vero? Stronzino. Un pochino, dai, sì, dai, vediamo nei commenti che cosa dicono. Secondo voi stronza la ragazza del baby shower? Secondo me, dai, forse un pochino sì, perché fa la richiesta, è sempre... La richiesta la può fare tu genitori. Nope, non è stronza per Elisa. Una stronza. Ok, Elisa, per il tuo baby shower ti regaliamo pannolini. Pannolini a nastro. Oh, certo. Quindi passiamo alla mia prossima storia. Vai. Sempre in tema con le droghe. Sono io la stronza per aver chiamato mia sorella tossica. Aspetta che non riesco a leggere. Vai. 2 giorni prima di Natale, mia sorella mi ha chiamato su Instagram. Lo sai, che ho l'impressione che questa non sia mia? No. Dovrebbe essere mia. Vabbè, comunque leggila te, via. Leggi tu. D'ora in poi le storie, leggile te. Davvero, leggile te le storie. Beh, si potrebbe fare al contrario. Così cosa? Proprio... No. Io leggo le tue e te leggi le mie. Ah, vabbè, così è proprio... Così non conosciamo le storie. Siamo anche noi lì nel suspense. Ci sta. Quindi, allora, sono io la stronza per aver chiamato mia sorella tossica 2 giorni prima di Natale. Questo spero non sia un aneddoto tuo personale. No, figurati. No, purtroppo a casa noi non fumiamo, okay. E non facciamo cose strane. 2 giorni prima di Natale, mia sorella mi ha chiamato su Instagram. Non ci parlavamo da una settimana, quindi non ci ho pensato. Quando ha risposto, ha iniziato a urlarmi contro cosa nostra madre ha comprato al mio bambino di 5 anni per Natale. Ho immediatamente riattaccato perché era seduta accanto a me e non volevo che sapesse che in realtà aveva il Monopoli di Naruto, qualcosa che mi aveva chiesto il mese prima. Tutto quello che voleva era quel gioco. Mia sorella ha quindi iniziato a inviarmi messaggi tramite Instagram in maiuscolo, chiedendomi quale fosse il mio accordo per riattaccare. Ho letto bene? Penso di sì. Ok. Le ho detto di stare zitta perché quello era il regalo di Natale di mio figlio e lei ha continuato dicendo che, dato che se lo stava prendendo, che io non contribuisco a Natale, che sono egoista e mi aspetto che la mamma compri a tutti noi cose. Dico a nostra madre ogni anno di non comprarci niente. Poi mi ha detto di comprare il gioco da solo. In pratica mi ha detto che non avrei dovuto comprare cose carine per il mio bambino, perché non posso comprare loro cose che costano più di $100. Ho inviato tutto a mia madre dicendole che non avrei tollerato il comportamento tossico di mia sorella e che non sarei più andato alla sua festa di Natale. Ho detto a mia madre di restituire tutto ciò che aveva comprato per la mia famiglia. La risposta di mia madre è stata che tua sorella non è tossica. Voi ragazzi dovete risolverlo. L'intera conversazione è stata completamente non provocata. Cos'è? Ora, cioè, te l'ha capita, no? Storia. No, ok. Vabbè, in poche parole, c'è questa signora, questa... Si chiamava signora perché, secondo me, è un po' su con l'età. Anzi, ragazza. Ok. Bellino. Questa ragazza c'ha un figlio, ok? E questo suo figliolo voleva Naruto, cioè questo Monopoli Naruto, per Natale. Ok. E questa, cioè, arriva una telefonata da Instagram della sorella di questa ragazza, okay? Okay. Dove letteralmente stava dicendo a questa ragazza che la loro mamma, dunque la nonna del bambino, okay, aveva comprato Monopoli di Naruto. Dunque,
questo bambino aveva 5 anni. Ok, dunque, a 5 anni tu credi ancora a Babbo Natale. Sì, e sarebbe brutto che tu scopri che non esiste Babbo Natale, però il regalo che ti piace di più te lo fa la tua nonna. Ok? Allora, per questa cosa, questa ragazza ha riattaccato il telefono su Instagram, l'ha chiamato su Instagram e ha cominciato a litigare, tra virgolette, con la sua sorella. Ok, perché diceva tu non devi dire certe cose perché vabbè il suo bambino ovviamente era accanto, non doveva sentirlo infatti. Allora ha cominciato a scrivere la sorella di questa ragazza dicendo tu devi smettere per esempio di chiedere alla nostra madre di comprare i regali per Natale e queste cose qui, perché questa ragazza non si poteva permettere i giochi sopra i $100 come abbiamo detto. E allora a questo punto questa ragazza ha definito questa ragazza, cioè sua sorella, tossica, e l'ha detto tutta sua mamma, dunque la nonna del bambino. Secondo te è stronza questa ragazza o no? Secondo me no, perché comunque uno, la sorella cosa vuole? Se la nonna lo può fare, e di sicuro la nonna avrà fatto il regalo anche ai figli della sorella o comunque a lei, che problema c'è? Poi, Dio buono, quanto costerà mai un Monopoly di Naruto? Mi sembra quello normale, non costa proprio poco il Monopoly, mi sembra quello normale. No, io l'avevo comprato, quello lì che tira i soldi, una roba del genere. Che no, c'è una carta che ti dice tira tutte le banconote da 100. Non si è mai fatto perché finisce a botte. E costava, mi sembra, una trentina d'euro. Ci sta. 35. Ci sta, perché comunque i giochi da tavola comunque costano più o meno su quel prezzo. E di Naruto quanto sarà mai potuto costare? Non penso più di 50 dollari, via. No, 55 dollari neanche. Quindi nel senso è una cosa tranquilla, anche un regalo normale. Sì, via. Ma secondo me non è proprio stronza questa ragazza. Poi magari questa ragazza ha avuto questo litigio con la sorella e giustamente comunque magari si è voluta rivolgere a sua mamma, anche perché... Cioè, no, più che altro... Magari ha bisogno di un confronto, ti dice magari sta passando un brutto periodo perché l'ha mollata il ragazzo, sta andando male all'università, lasciala stare. Magari semplicemente è così. Ci sta anche che sia così, però cioè, io penso che non sia proprio stronza, anche perché il fatto che lei voglia comunque proteggere suo figlio e dare a suo figlio un'infanzia felice, perché cioè, noi sin da piccoli, specialmente piccoli, ci illudiamo dell'esistenza per esempio di Babbo Natale. Ora non voglio dire che Babbo Natale non esiste, se qualcuno di voi dice che Babbo Natale esiste, però sapete che comunque arriva questa brutta notizia, ok, è un bambino, provocherebbe davvero un trauma. Sai che non me lo ricordo di quando mi hanno detto che, o comunque ho scoperto che Babbo Natale non esiste. Vabbè, io ti posso dire da un ragazzo che non ha mai ricevuto regali, che non ha mai chiesto regali a Babbo Natale, cioè per me è stata una cosa normale, ma perché io, cioè nella mia tradizione, Babbo Natale è diverso anche. Babbo Natale non, cioè Natale proprio come la festa non esiste. Esiste è perché... È vero, non ci avevo mai pensato a questa cosa, è vero, non esiste. No, in Cina non esiste, non cioè esiste adesso, c'è cominciato. C'è una cosa simile al Natale? No, in realtà no, perché nella tradizione, secondo la nostra tradizione, non esiste proprio Natale, perché noi non siamo cattolici, ok? Sì. Noi siamo prevalentemente buddisti, taoisti e tutto, però ultimamente che... diciamo il cristianesimo sta prendendo piede anche in Cina, anche diciamo un po' la cultura, sì, con la globalizzazione e tutto, che la cultura occidentale, come dicete, è entrata anche nelle nostre case, sta sempre diciamo crescendo quest'usanza di Natale, però comunque la gente non è che crede a Babbo Natale, almeno in Cina non penso ci siano proprio bambini che credono a Babbo Natale. No, non... magari forse piccoli, ma poi comunque quando sali fino a 6-7 anni te ne accorgi più o meno. Vabbè, più o meno anche qui, più o meno l'età è quella, poi c'è qualche credulo. Ci sta. Dai, quindi te cosa pensi? Stronza? Secondo me non è stronza. Non è stronza? Secondo te? Secondo me no, perché aveva semplicemente magari bisogno di parlare con la sua mamma, di farsi dare magari un aiuto, magari non si prende bene con la sorella e... No, secondo me no, stronza, no. Quindi Vale si mette ora? Cosa c'è sotto? Come si chiama? Quella tua La vuoi leggere te? Perigno.
se no leggi, cioè io ho detto leggi, ma se no la leggi tutte e due. Vai, vai. Anzi, è meglio se la leggi tutte e due. Io leggo male. Allora, sono io la stronza, parlo lo stronzo per aver ignorato, okay, la stronza, per aver ignorato gli auguri per la mia gravidanza di mia cugina. Non so, perché era un po' strano il titolo anche in inglese. Praticamente l'autrice, diciamo, del post ha ignorato gli auguri che gli sono stati fatti per la sua gravidanza da sua cugina. Ok, ok, dunque per la gravidanza, per la mia gravidanza da mia cugina. Hai ragione. Ok, tranquillo. Mancava il da. Tranquillo. Allora, io, dunque, 25 anni, ho scoperto di recente che sono incinta. Le uniche persone che lo sanno sono mio marito, mia madre, i miei fratelli e la famiglia di mio marito. Ho una cugina, 23 anni, dunque 2 anni più piccola, che non vedo da circa 10 anni, poiché vive in Belgio e io vivo negli Stati Uniti. Di tanto in tanto ci sentiamo. Un paio di giorni fa mia cugina mi ha mandato un messaggio e si è congratulata con me per la mia gravidanza e sono rimasta davvero scioccata dal modo in cui lo sapeva. Non volevo che nessuno della mia famiglia allargata lo sapesse ancora. Le ho detto che era una cosa così random da dire per lei. Sì, gli dice una cosa un po'... Un po' random da dire. Aveva detto che sua madre, dunque mia zia, glielo aveva detto e voleva solo congratularsi. Le ho detto che non ero incinta e lei ha iniziato a scusarsi, dicendo che probabilmente si trattava di un errore di comunicazione. L'ho appena lasciata con il visualizzato. Poi mi ha scritto di nuovo dicendo che è stata mia madre a dirlo a sua madre e ora è confusa. Vi ho detto che sarebbe stato meglio che non me lo chiedesse affatto e perché avrei voluto annunciarlo io sui social media. Capito, lo voleva annunciare sui social media. Questo. Scusa. Ho chiuso la chat e lei mi ha appena lasciato. Allora, ciao. Infatti poi dice, non so se ha reagito in modo un po' scortese con lei, sono io la stronza. Sì, perché lo volevi annunciare sui social, manco tu fossi, non lo so, un personaggio famoso. Cioè, scusa, io penso che anche Chiara Ferragni, una persona come Chiara Ferragni, l'avrebbe detta alla sua cugina. Cioè, capito? Certo, si tratta di cugini carnali di primo grado, nel senso, la sua zia è la sorella della sua mamma, capito? Sì. Allargata, madonna, la definisci allargata? Allargata sono i cugini di tuo marito, magari cugini... Sì, quelli che proprio in realtà non c'hanno a che fare niente con il tuo sangue, proprio parlando così. Ma secondo me è stata stronza anche perché, scusa, una qualunque persona che ti fa degli auguri di qualunque tipo, tu gli fai, ok, grazie, basta. Magari puoi dirgli, grazie, però non spargere la voce, volevo ancora tenerlo un po' per me, per X motivo. Certo, secondo me. Quando in realtà era soltanto per fare l'annuncio sui social media. Ma la tristezza. Hai capito? È questa la cosa triste. Sì. Poi l'avrà fatto il baby shower. Sì. Allora, è una 25enne. È stato un'intensa. Le cose cringe che potrebbe fare sono tante, tra cui il baby shower. Dunque, secondo me quando avrà scoperto il sesso ci sarà rimasto di stucco. Perché avrà invitato magari tanta gente perché voleva fare questa cosa sui social media. E venite al mio baby shower. Ci sta, pensa. E secondo me sì, sono fatto baby shower. Sicuro. L'avrò fatto quello, come si chiama? Dal boss delle cerimonie a Napoli, diretta, è volata laggiù al castello delle cerimonie. Porra. Secondo me sì, stronza, sì, proprio stronza che non si può, più che altro per fa l'annuncio sui social. Vale. Ma spezzato, no, ma... quando ho letto questa cosa ho detto non ci credo. È abbastanza cringe sta cosa. Cringissima. E abbiamo tempo forse per un'altra storia. Sì, ce bene, l'abbiamo, dai, vero? Faccio l'ultima storia letta dalla nostra Mary. Sempre da me? Oh sì, la prossima volta leggerai sempre tu. Questa cos'è? Vediamo. Questa era bellina. Sono io lo stronzo per aver lasciato mia moglie all'aeroporto. Allora, io 42 anni, maschio, ho fatto un viaggio con la mia famiglia la scorsa settimana.
Quando siamo arrivati all'aeroporto, mio fratello si è accorto di aver lasciato a casa il passaporto. Il volo decollava in 2 ore ed è un viaggio di 40 minuti verso casa. Ho pensato di poter tornare a casa e tornare indietro in tempo per il volo. Mia moglie, 40 anni, diventa molto nervosa quando vola. Suo zio ha avuto un incidente aereo quando era giovane, è sopravvissuto, ma da allora ha trovato l'intera esperienza impegnativa. Mi ha detto che se fossi tornato a casa sarebbe stata troppo fuori di testa, senza di me non sarebbe riuscita a salire sull'aereo. Anche se mi dispiaceva per lei, non volevo che mio fratello perdesse il viaggio e sono stato io a portarlo all'aeroporto. Le ho promesso che sarei tornato prima del decollo e mi sono precipitato a casa a prendere il passaporto. Quando sono tornato, appena in tempo per arrivare al cancello, mia moglie non mi ha voluto parlare. Apparentemente mia cognata aveva fatto del suo meglio per calmare mia moglie, ma ora non si legge più, riesci a farmi... Aspetta, no, forse riesco a leggere. Mia cognata aveva fatto del suo meglio per calmare mia moglie, ma era furiosa, perché non ero stato lì a prendermi cura di lei. Mi parlava a malapena per tutto il viaggio. Capisco perché era infastidita, di solito è mio compito calmarla prima del viaggio aereo. Tuttavia non volevo far perdere il volo a mio fratello e senza di me alla guida non ce l'avrebbe fatta. Sono io lo stronzo? Allora, secondo me sì, perché allora, perché intanto tu sai che questa persona ha, diciamo, proprio un trauma in quel, cioè in quell'ambito lì, e dunque tu la lasci lì sconsolata, ok? Perché tu sei l'unica persona che potrebbe calmare questa persona, no? Come ha detto alla fine della storia, tu potresti calmarla, e però in tutto questo sei andata a casa a prendere un cavolo di passaporto. A parte che il fatto che ti sei scordato il passaporto, ecco, per viaggiare, già, qui sei lo stronzo. Già qui sei lo fratello, stronzo. Il fratello del marito è lo stronzo. Ma cazzo fai a scordarti il passaporto? Scusa, ma fai tornare lui a casa a prendere il riposo. Come dice in fondo, senza di me alla guida non ce l'avrebbe fatta. Sei Schumacher. Sì, scusa, ma Schumacher è delle auto, vero? Purtroppo è quello che ha avuto un incidente e che stette in coma per un po' di tempo. Vabbè, Enzo, non sei Enzo Ferrari. Bravo, dai, Enzo questa Ferrari, un po' meglio. Ormai. Sì, no, scusa, ma un taxi? Cioè, non prende direttamente l'auto, perché se tu non, cioè, se suo fratello non sa guidare o non si sente sicuro di guidare, chiama un taxi e a quel punto la cosa si risolverebbe. Ma mi sa che a quanto pare, da quello che ho capito, diciamo il marito doveva andare proprio, cioè, molto spedito, il taxi probabilmente non ce l'avrebbe fatta. Cioè, e nonostante le sue doti di guida è comunque arrivato a pelo. Secondo me sì, comunque lasciavi tuo fratello. Sì, poi magari la moglie ha anche due goccioline, non so, Nixon, di qualcosa, un calmante. Io ho visto discrete persone, cioè tante persone prendere boccette di Xanax prima di salire in aereo, e il viaggio era tipo per andare a Barcellona da Pisa, quant'è, 40 minuti, un'ora? Allora, neanche. Meno male che queste persone non devono fare i viaggi dall'Italia in Cina. Non ci vuole? Sono 24 ore di viaggio, tra cui il volo diretto. Diretto? Il volo diretto all'incirca sono sulle 12 ore. Sulle 12 ore in un aereo, lì seduta, non fa un cavolo. Magari poi ti alzi per sgranocchiare le gambe, comunque l'aereo, lo sai quanto possa essere grande un aereo per farti sgranocchiare le gambe. Niente. Dunque, queste persone, io non so quante boccette o quante casse di Xanax si dovrebbe portare dietro, se anche arrivare a Barcellona per loro è un problema. Te l'ho detto, poi da Pisa 40 minuti sarà, sì, neanche, non lo so, un'ora al massimo. Sì. Secondo me ci deve essere un lavoro di squadra fatto meglio. Io non mi è mai successo di dimenticarmi robe importanti per viaggiare, perché me le preparo tipo una settimana prima, perché inizia la follia. Perché già una settimana prima te c'hai l'ansia, cioè te c'hai già l'ansia di lasciare scordarti la roba. No, e poi il passaporto, non accetto che perdi la persona con cui sto viaggiando, si dimentica il passaporto, finisce un'amicizia, una relazione, qualsiasi cosa sia. L'unica cosa è che questa persona, se vuole viaggiare, ok, senza passaporto deve venire qui in Europa così fa con la carta d'identità, certo, va bene, certo. Però in teoria dovrebbero essere sempre in America, sì, quindi lì il passaporto serve. Sei proprio americano, cioè. Vabbè, le solite trasciate dell'America, le solite dopo trasciate baby dell'America. Shower, questo non mi cringe. Via, abbiamo, diciamo, finito il tempo a disposizione, in realtà. Sì.
purtroppo. E purtroppo sì, ci rivediamo fra 2 settimane. Sì, tra 2 settimane con Benedetta, che speriamo che torni. Dovremmo riessere il gruppo originale finalmente. Sì, il trio. Sì. Il trio degli stronzi. Ah, una domanda, ma poi OnlyFans non te l'hanno fatto? No, 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 OnlyFans dei piedi, targato Radio Eco, non l'abbiamo più fatto, però ho visto la trasmissione di Risonanza. Lo faremo anche noi. Saluto al team Risonanza. Passateci poi i contatti di quella ragazza, magari poi cerchiamo qualche sua amica che ha fatto la stessa cosa. Mi sembra giusto. Seguite Radio Eco su tutti i social, in particolare Instagram e ovviamente Twitch, per seguire noi. Certo, quello è sicuro, è tassativo, ragazzi. Un programma come questo non ce l'abbiamo. No, ma anche perché inviteremo persone veramente stronze. Sì, sì, abbiamo in programma alcuni ospiti particolari. È vero. E con questo vi salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata. Tra 2 settimane. Tra 2 settimane. Ciao.